arrivato agli 8 punti di merito che devo chiarire anche per fare buona informazione, perché se questa vicenda ha assunto questa importanza, forse un po' esagerata, ma insomma l'ha assunta, a questo punto è bene che chi ha avuto responsabilità amministrative come me, come tutti gli altri che stanno intorno a questo tavolo, contribuiscano a fare buona informazione ai fini anche di capire bene quali sono le questioni. Allora, primo punto, affidamento di servizi pubblici locali. La possibilità di trattare la manutenzione viaria in queste forme, come se fosse un acquedotto, è stata scrutinata da una piccola commissione di valutazione, ma dalla Commissione europea, perché ci furono alcuni che paventarono che questa scelta fosse di tipo anticoncorrenziale, e quindi che la scelta di trasformare tanti piccoli lavori pubblici in un affidamento di servizio pubblico locale avesse connotati anticoncorrenziali. Secondo punto di merito. L'altro elemento innovativo, a parte l'involucro giuridico contrattuale, l'altro elemento innovativo era quello di cercare un meccanismo di incentivo affinché chi facesse l'intervento di manutenzione straordinaria fosse anche responsabilizzato per la buona qualità dei lavori. Nel meccanismo di incentivo noi abbiamo introdotto, diciamo anche ai fini di valutare le offerte di ciascuno, un meccanismo in cui c'era l'obbligo di concentrare nei primi 3 anni dei 9 una grande quantità di lavori di manutenzione straordinaria. Quindi noi abbiamo detto benissimo, ci cerchiamo un soggetto che gestisca questa infrastruttura per 9 anni, nei primi 3 anni deve fare appalti, deve fare lavori di manutenzione straordinaria per 280 milioni di euro, ma noi lo pagheremo a rata costante annuale. Terzo punto, i costi. Sono uscite sui giornali, anche su Sole 24 Ore, delle tabelle che raffrontano i costi di questo affidamento di servizio con analoghi di altre città italiane, ma si tratta di cose non confrontabili, perché a differenza di quella tabella uscita, soprattutto nei confronti con Bologna, come ha detto poco fa Giancarlo Alessandro, in questo affidamento di servizio romano la parte di manutenzione straordinaria era assolutamente prevalente, era oltre il 50%. Quarto punto, ruolo che ha avuto in questa vicenda la società di Naus del Comune Roma, Risorse per Roma. Risorse per Roma è una società in house del Comune che assiste il Comune in molte lavorazioni, progettazioni di tipo tecnico in campo sia patrimoniale che urbanistico che lavoristico, e Risorse per Roma quindi ha avuto un incarico per predisporre alcuni elaborati tecnici preliminari per il capitolato d'appalto. Ma quello che Risorse per Roma ha mandato al Comune è un semplice brogliaccio comprensivo di alcuni aspetti tecnici, ma non ha redatto lei il capitolato. Il capitolato d'appalto messo a gara nella dirigenza pubblica è stato redatto dal Comune di Roma, dagli uffici interni del Comune, in particolare dal Dipartimento dei Lavori Pubblici, assistito dal segretario generale, e non da Risorse per Roma. Quinto punto di merito, il sistema di controllo. Dentro questo capitolato e quindi nel modello di affidamento di servizio che noi abbiamo messo in campo, una parte rilevante era concentrata sui meccanismi con cui il Comune avrebbe potuto controllare l'affidatario. Quindi l'affidatario ha dovuto versare a garanzia del Comune, quindi a garanzia dei cittadini di Roma, una fideiussione di 40 milioni di euro. Guardate che se oggi il sindaco Alemanno è in grado di revocare questo appalto senza temere grossi contenziosi, e grazie a questi meccanismi di controllo che noi abbiamo introdotto nell'affidamento. Sesto punto, aggiudicazione. L'aggiudicazione di quella gara è avvenuta tramite una commissione di gara di altissimo livello,
fra una commissione di gara che era presieduta dal capo dell'avvocatura comunale e di cui facevano parte, oltre ad alti dirigenti del comune, anche un ex procuratore generale della Corte dei Conti, questo sempre a presidio della terzietà e dell'indipendenza. Settimo punto di merito, torniamo su lavori e servizi, voglio ritornarci perché è sbagliato qualificare l'affidamento di cui stiamo parlando come global service. L'affidamento di servizio pubblico locale non era un global service, quindi è sbagliato utilizzare il concetto di global service quando si parla della, diciamo, del modello di manutenzione delle strade proposto dalla precedente amministrazione per la città di Roma. Il raggruppamento vincitore aveva una ditta, il consorzio Strade Sicure, che era un consorzio poi di ditte, che aveva la specializzazione nei lavori di manutenzione ordinaria ed è stata qualificata in quanto possedeva una specializzazione sui lavori di manutenzione ordinaria. Poi c'era una seconda impresa, la Vianini, che è stata qualificata in quanto aveva la qualificazione per i lavori di manutenzione straordinaria, e poi c'era una terza impresa, la Romeo, che aveva la qualificazione per la parte relativa ai servizi. Questa terza parte relativa ai servizi comprende all'incirca il 20% dei lavori complessivi. Ottavo punto, è spuntata adesso recentemente, scusatemi, questo è il punto più noioso e tecnico, però non tocca farlo, è spuntata adesso recentemente un'ultima questione, l'ho letta sui giornali, relativa alle referenze bancarie. Allora devo chiarire anche questo, ho l'obbligo di chiarire anche questo. Ricordando in particolare che questo punto del capitolato del Comune di Roma non è un punto obbligatorio per legge, lo ha messo il Comune, se volete, per ulteriore garanzia. Veniva chiesto che ciascuna impresa o consorzio, sottolineo, ciascuna impresa o consorzio partecipanti al gruppamento di impresa dovesse presentare due fideiussioni prestate da primari istituti bancari nazionali. Romeo ha le due fideiussioni, Vianini ha le due fideiussioni, poi c'è il consorzio Strade Sicure. Ciascuna impresa aderente a quel consorzio ha presentato le prescritte fideiussioni. Una delle imprese partecipanti al consorzio Strade Sicure era a sua volta un consorzio di altre imprese. In questo caso è stato il consorzio di secondo livello a presentare le fideiussioni come consorzio e non per le singole imprese. La conclusione, naturalmente, la faccio personalmente, ma credo di rappresentare a tutti noi, una grande amarezza per quello che si legge sui giornali in questi giorni. Leggo, personalmente mi sento di dire che leggo molte millanterie, molte parole sparse, brandelli di conversazioni telefoniche, insomma non credo che sulla base di questi brandelli, di queste millanterie si possa giudicare l'attività amministrativa che le giunte eventualmente hanno svolto negli anni precedenti. Siamo però anche consapevoli, io personalmente sono consapevole delle nostre ragioni, ho piena fiducia in qualsiasi atto e valutazione, esame, organi terzi, la magistratura vorrà compiere, se dovrà compiere di questi eventi, di questi provvedimenti. Il Comune in questo procedimento amministrativo ha fatto sempre e solo l'interesse pubblico.